Può spiegarci cos'è il cyberbullismo? Cyberbullismo in effetti è l'utilizzo in maniera molesta della tecnologia disponibile, non tanto per la comunicazione o per lo scambio di informazioni o relazioni interpersonali, quanto come strumento per inserirsi in maniera violenta, se vogliamo definire questo termine, nella vita privata delle persone, interferendo con la loro privacy e soprattutto utilizzando lo strumento come forma di maldicenza, di provocazione, di creazione di un ambiente ostile nei confronti della persona oggetto del cyberbullismo, il tutto attraverso lo strumento informatico o multimediale. Una catastrofe dei nostri giorni, intanto, proprio perché utilizza una forma tecnologica e come tutte le forme tecnologiche tutto questo può essere usato come qualsiasi strumento in senso positivo e in senso negativo e la utilizza in un modo estremamente negativo per esercitare forme di pressione, di violenza. Vuol dire, secondo me, facendo l'etimologia, bullismo, quindi un atteggiamento di aggressività, di persecuzione, di violenza più o meno diretta, fisicamente, psicologicamente, attraverso la rete. Il cyberbullismo è un atto di prepotenza contro i più deboli. Spesso chi si sente più forte oppure semplicemente crede di esserlo si comporta in modo ingiusto e violento contro chi è più indifeso. Fenomeno che si verifica in questo periodo più che mai con i social network, che sono un grande strumento di comunicazione per mettere in contatto le persone, ma sono anche pericolosi per questo motivo, perché certa gente, diciamo, prende in giro altre persone, magari anche senza conoscerle, dietro uno schermo, per magari difetti fisici o cose che ha fatto, che inducono questa persona anche alla depressione e nei casi più gravi a volte anche al suicidio, è solo un messaggio, è solo un commento, è solo una foto un po' offensiva caricata, in realtà è peggio perché comunque è una cosa che oltretutto rimane. Cosa fa la scuola contro il cyberbullismo? ma la scuola, quando deve contrastare questi fenomeni massmediali che appartengono alla sfera individuale, non ha molte possibilità di intervento. È una battaglia persa in partenza, in quanto nelle persone, negli adulti, ma in maggior ragione negli adolescenti, negli studenti, l'uso di questi strumenti è diventato connaturato con la vita quotidiana. Quindi l'uso e l'abuso spesso hanno confini molto abili. La scuola organizza, soprattutto per i ragazzi del biennio, una serie di incontri che di solito si svolgono con esperti in particolare della polizia postale, ma anche dei carabinieri o di altri. Anche di altre organizzazioni che incontrano i ragazzi, incontrano gli studenti proprio per sensibilizzarli ai problemi legati all'uso scorretto della rete. Ha fatto da diversi anni parecchie iniziative che sono iniziative di sollecitazione, sono iniziative di riflessione, sono iniziative anche che in qualche modo ammoniscono gli studenti nei confronti del cyberbullismo. Il problema però del cyberbullismo non è purtroppo soltanto scolastico, ma è anche a livello familiare. Credo che comunque il nostro lavoro di rendere sempre più critici e autonomi i ragazzi li porti a ragionare anche sull'uso che fanno responsabile della rete in attivo ma anche in passivo. Come aiuterebbe un adolescente che si trova in questa situazione? Contrastare questo fenomeno è impossibile, va governato, non contrastato, nel senso che bisogna cominciare a farvi prendere coscienza che non è la stessa cosa di insegnarvi, perché voi siete perfettamente consapevoli e informati su come si usano queste cose. Quello che voi invece non avete ancora molto chiaro è il portato delle conseguenze che l'uso distorto di queste cose può comportare. Cosa direi a un giovane? Dipende consapevolezza che quello che hai in mano non è un giocattolo, ma vanno governati in un modo corretto, pertinente, intelligente, adulto. Innanzitutto cercherei di capire come è entrato nella problematica, che cosa è successo e dove è successo. Prima ancora cercherei di stabilire con l'adolescente un rapporto di fiducia reciproca, di confidenza, di apertura, di affetto e di stima. Beh, come insegnante ho vicino a me
colleghi, la scuola è appoggiata a servizi del comune che prevedono l'ascolto e l'aiuto di adolescenti nella fase di crescita. Poi chiaramente chiamerei la famiglia si attiverebbe ovviamente per conto suo. Poi il discorso della denuncia presso la polizia deve essere fatto secondo me insieme con la famiglia e con i ragazzi. Cosa consigliereste a qualcuno che si trova in questa situazione? Allora, io non mi sono mai trovato in questa situazione e penso che se mi ci trovassi probabilmente non ne parlerei con qualcuno anche se mi sarebbe d'aiuto. Quindi consiglierei sicuramente a qualcuno di provare a parlare di questo problema o con i professori oppure con i genitori o anche semplicemente con degli amici che lo possono aiutare. La cosa che gli ho consigliato è andare a parlare direttamente, se si può, con le persone che fanno queste cose e poi se vedi che o non riesci comunque a parlarci o comunque non ti ascoltano, di andare a parlare con qualcuno di più grande, tipo i tuoi genitori o se succede tipo in classe anche con gli insegnanti. No al cyberbullismo. 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 No al